Salve a tutti ragazzi, bentornati al mio canale. Oggi andiamo a provare Island Paradise After the Storm. Allora ragazzi, questo è un gioco che mi è stato offerto dallo sviluppatore per testarlo e portarlo ai vostri occhi. E nulla, non so nulla di questo gioco. Presumo sia una sorta di survivor ambientato ovviamente in un'isola deserta e in mezzo a chissà quale mare. Vediamo un attimino cosa dovremmo fare, ragazzi. Quindi lo andiamo a provare insieme. Vi auguro una buona visione. Ricordatevi, lasciatemi un like sul video se vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto. Grazie, ciao! Allora, single player, facciamo un nuovo progetto. Foresta, non è che c'ho tante scelte. Progetto Bubbolus. Ok. Start project. Allora, io sono proprio curioso perché non ho voluto leggere nulla al riguardo. Io in genere quando provo i giochi faccio sempre così. Ok, eccoci qua. Siamo su un'isola molto scattosa, tra l'altro. Ok, magari si deve stabilizzare un pochino. Allora, vediamo un po'. C'è per terra. Collect scrap iron. C'è un bastoncino. Ok, quindi non c'è nessuno? Cioè sono qui al porchetto? Ok, pietre, cose. Raccolgo cose. Dunque andiamo avanti. Non so. Cioè, fondamentalmente mi hanno sbattuto qui, non c'è un minimo di tutorial. Che cazzo devo fare? Vediamo. Ah, posso fare crafting. Vabbè, fondamentalmente il gioco è molto simile ad altri, quindi non avremo grosse difficoltà. Intanto raccogliamo tutto quello che troviamo, comunque è roba che ci serve. Vediamo di craftare qualcosa. Campfire. Potremmo già farlo. Credo. Small stone non è vero. Cioè non ci dà neanche una sorta di rosso sugli elementi che abbiamo, niente. Ok. Quindi raccogliamo tutto. Abbiamo semplicemente una sorta di capacità di peso. Ok, vediamo che sta scendendo l'acqua, sta scendendo il da mangiare. Io intanto continuo a prendere i miei bastoncini. Vediamo che c'è qua dentro. C'è l'unico posto. Cazzo. Non c'è niente. Bene. Però ci potremmo rimettere la roba dentro noi. Ah, vedo che ci sono dei fiori qua. Che cazzo ci facciamo i fiori? Niente. Non si prendono. Ah, delle pannocchie. Oh, le pannocchie sono interessanti. Noi intanto le prendiamo. Ma questo è un pozzo. Ok, c'è dell'acqua. Posso berla? Sì, bene. Intanto continuiamo a raccogliere roba. Il sole penso stia tramontando. Ah, lì c'è una casetta, ragazzi. Intanto raccogliamo le pannocchie. Oh, chi è? Sembra un'allegra casetta in campagna. Madonna, ma il... quanto è grossa l'isola? Prendiamo più pannocchie possibili. Ah, i pomodori. Oh, i pomodori sono interessanti. Pannocchie. Altri pomodori no, eh? Vabbè, vediamo che c'è qua dentro. Ah, c'è della roba, vedete? C'è un cazzo. Allora. Una bottiglia, ok, con l'acqua sporca e basta. Food trader. Ah, qui possiamo scambiare roba con non si sa chi. Questo lo possiamo utilizzare per metterci drop. No, non così. Vorrei capire se posso per esempio metterli qua dentro. Semplicemente no.
Cioè, questo è un negozio senza nessuno dentro. Vabbè, che serve solo per scambiare roba. Posso comprare l'acqua, ovviamente. E vendere cose. A uno? Tutto costa uno, ragazzi. Bronze happiness. Ok, si compra con questa specie di bronze happiness. Vabbè, senti, ma io posso vendergli del corn, per esempio. C'è una faccina. Ah, è certo, vedi, ogni faccina che vendo, cioè ogni corn, ogni 5 corn che vendo, mi dà una faccina. E io ci posso comprare, ecco, l'acqua pulita. Vabbè. Con le faccine. Or dunque, vediamo un attimo. Crafting. Categorie. Allora, possiamo craftare. Nulla. Vediamo. Firefood. Stone axe. Insufficient items. Ah, servono questi. Ok, questo lo posso fare, 15 secondi. Tool and questo. Ok. Così posso fare già. Sta roba qua. Ah, mi serve la corda. Rope. E mi servono però le fibre. Ok. Le fibre, questi. Ok, prendiamo anche qualche pannocchio, pomidori, allora altre fibre, bene, pannocchie e pomodori, c'è di tutto qua, vabbè, per fortuna perché sennò... Ah, qui c'è un ponte senza ponte. Cioè, probabilmente dovrei costruirlo per andare fino a là. Ok. E penso che, tra l'altro, è l'unica strada che ho. Perché sotto c'è l'acqua, quindi penso che, diciamo, il primo tutorial iniziale è questo. Cercare di costruire un ponte e avanzare nel gioco. Questa è una sorta di isola iniziale. Ok, qua non c'è un cazzo. Va bene. Allora noi facciamo una bella scorta di roba. Tanto la roba che ci serve è questa. Pietre a volontà. Roba di ferro in giro, buttata chissà che. E infatti, come dicevo io, vedi, l'isola è comunque questa qua. E l'unico modo per andarcene è usare e riparare il ponte. Ok. Prendiamo ancora più roba. Che cos'è questo? Simon's Island Beadboard. Ah, ci fa un thread building qua. Vabbè. Allora, eccolo qua il log pile. Dunque, noi abbiamo fatto questo e questo. Quindi ora potremmo fare Stone Pickaxe. Allora. Food Hammer. Pure questo è interessante. Allora, io intanto faccio questa. Non posso. Ah, beh, certo, gli serve la rope. Eccola qua. Ne faccio il più possibile. Che vedo che sono molto indispensabili. Ok, una fatta. Quindi mettiamo questa in crafting. Poi ci serve un altro di questo e un altro di questo. Ok, e intanto che lui fa roba, noi continuiamo a raccogliere risorse. Ecco, qui c'è parecchia fibra. No,
Questi sono il nulla perché più di qua non si può andare, ok. Vabbè, raccogliamo un po' di roba. Bastoni e varie cosine. Allora, il sole, sì, quello non era il tramonto ma l'alba, quindi abbiamo parecchio tempo. Allora, pannocchie e fibre, importantissime le fibre, ragazzi. Io farei pure un bel campfire così, però magari di notte. Qui comunque abbiamo il pozzo pure per bere, ma che ci frega. Cioè, potremmo anche rimanere qui. Pomodori. Ma quelli forse era meglio che non prenderli, tipo questi, perché comunque devono crescere, penso. Allora, ecco qua. Ci ha fatto le roppe, ci ha fatto il primo attrezzo. Ok. Come faccio a equipaggiarlo? Allora, equip. Quindi, allora, inventario, character, e ecco qua, primaria, secondaria, questi abbiamo i vari attrezzi. Allora, io vorrei usarla, come faccio? Così, ok. E ce l'ho, eccola qua. Vediamo un po'. Ok. E in questo modo prendiamo il legno, ragazzi. Di tutto prendiamo. Fibre, small wood, di tutto. Oh, madonna. Ok, non c'è più. Sparito nel nulla. Ok. Diamo un po' di robetta ancora. Allora, quello che ci serve ora è il martello. Perché ci servirà per costruire il ponte. Sicuramente anche i chiodi ci servono. Un tavolo da lavoro. Non male. Eccolo qua, ragazzi. Questo è il ponte che dovremo andare a fare. Questa è, sì, il firewood per creare il fuoco. Ok, non ci interessa questo. Abbastanza fattibile. 12 rope bridge segment per andare nella prossima isola. Bene. Molto bene. Il secchio. Questo per l'acqua. Comunque abbiamo fatto il martello che ci serviva. Io farei pure un coltello, ci serve comunque sempre questo e questo, cioè indispensabili. Wood plank. Ok, andiamo a prendere ancora qualche risorsa. Vediamo. Beh no, questo penso che serve solo per il legno, sì. Divento un po' scemo così. Allora, io voglio fare questo a sto punto. Bene. E poi ci servirà ancora questo e questo. 24 secondi. Allora, ho fame. Posso mangiare un pomodoro? Sì. Madonna, però, cioè, niente. Allora, io sono curioso, voglio provare a fare questo. Scrap nails. Ci servono i chiodi. Eccoli qua. Cioè, quanti ce ne fa? 5. Quindi servono 20. Ok. Continuiamo. Oh, che è? Ti butto giù la casina, cazzo. Vai, continuiamo a raccogliere risorse. No, che merda, raga. C'era il nido sicuramente.
no? È questo. Vieni qua. Ti butto giù la casa. Mamma mia, però. Vabbè, questo è troppo grosso. Allora, ci abbiamo questo. Dobbiamo equipaggiarlo come secondario, perfetto. Il martello lo teniamo qua. Oh, io vorrei fare questo. Però devo aspettare queste cose qua. Vediamo se mi raccoglie la pietra. No. Ah, sì, mi devo abbassare. Ok. Madonna. Basta così. Vediamo un po'. Mancano ancora 5 secondi. L'Archstone. Ah, questo è uno Small Stone e questo è un Archstone. Ok. 13 secondi per fare il workbench. E poi questo qui ho bisogno di 4 per di rope. Però quella è una sezione, quindi più rope faccio e meglio è. Ne posso fare parecchi. Ok, ne faccio 12. Poi mi occorre wood plank. Wood plank. Devo farle. Forse serve questo proprio. Allora. Quindi intanto lo mettiamo in lista, no? Ancora. Pure questo mi richiede le wood plank. Eccole qua. Ok. Ah, con un log ci fa due wood plank. Ok, togliamo queste e facciamo le wood plank. Ok, ne facciamo un po', quindi ci consuma gli small wood, questi qua, ok, voglio fare questo, 10 wood plank ci servono e small wood log per 4, vabbè. No, giusto per vedere cosa ci fa fare e poi possiamo pure costruire, cominciare a costruire questo. Allora, crafting è vuota, la fila, ancora no, ci servono ancora le wood plank. Small rope ce l'ho, sì, i chiodi ce l'ho. Ok, vai. Madonna, 60 secondi. Allora, tanto andiamo. Buttiamo giù questo. Ok. Roba prendo e meglio è. Ok. Adesso ci facciamo una bella bevuta. E poi vediamo una pannocchia quanto. Madonna, salsa un cazzo. Perché dovrei cucinare, ragazzi? Prendiamoci un altro po' di roba. Il cibo. Perché fondamentalmente avrei bisogno di un qualcosa per cucinarli. Proviamo un attimino a creare questo. Small stone. Non posso farlo. Che gli chiede? Fire food, giustamente. Ok, questi me li chiede 4. Ok, e ho fatto anche il banco da lavoro. Allora, possiamo metterlo ma pure in mezzo alla strada. Tanto non è che piazza. Ok. No, non ce lo fa mettere qua. Ok, penso che devo farlo per forza dentro un posto riparato. Ah no, qua, posso farlo qua. Ok, eccolo qua. Cazzo ci faccio? Open. Allora, addirittura accendilo. Così. Ok,
ci fa fare altre cose. Ecco qua, tipo le... i camini. E certo, per fare la baracchetta, ragazzi. Ma che figo. Ah, farming e workbench. Questo ci fa fare addirittura... per coltivare. Bella questa, Iron Axe. Allora, aspetta, il Tulland lo posso fare? Cazzarola. Ok, e però ci serve la testa. Ah, che però non posso farla qua. E dove la faccio? Non è questo il posto adatto. Vabbè. Però possiamo fare tante altre cose qua. Ok, allora cominciamo a fare un po' di plank. Non c'ho più l'archwood? Ce l'ho. Ah, devo spostarli, ragazzi. Così, ecco qua. Ecco qua. Facciamo la fila di l'archwood. Ok, andiamo a prendere un altro po' di legno. No, quello uno. Ok, vai. Large wood è quello che ci serve. Perfetto. No, si è rotta, che merda. Stone axe era. Sì. Vabbè, la rifaccio un'altra. Allora, quindi a noi ci serve. Ci serve. Ah, vedi i vestiti. Mica male questi. Rope per 4. Wood plank per 8. E large wood log. Ok. Vabbè, noi ci serve i wood plank che li sto creando qua. Vediamo se ci sono. Aspetta, qui non è partito un cazzo. Ah, dovevo accenderlo. Che merda, accendere cosa? Vabbè. Allora, intanto comunque abbiamo fatto questo che ci occorre indispensabile per le nostre risorse. Vabbè, e andiamo a prendere il legno, eh. Cioè, devi accendere il tavolo, ragazzi. Vabbè. Ci dà parecchia roba qua, eh. Boom. A posto. Allora, vediamo qua a che punto siamo. 8 palacche. Prendiamole. Aspettiamo ancora un po', così ci prendiamo un'altra. A parte che ci bastava per fare un pezzo di bridge. Sì. Ancora non ho item. Oh, eppure le palanche ce l'ho. Ah, non c'è più le corde. Ok. Questo ci fa una corda e noi ce ne servono 4. Ok. Intanto qua. Ah, fico! B-House. Ma da roba che ci fa il tavolo da lavoro? Parecchia. Ma i sempre vestiti, wood panel, possiamo creare le baracchine, un letto per riposarci. Ma possiamo bene. A noi ci interessa fare il fuoco, il campfire. Oh, ora posso farlo. Però come cavolo lo accendo? Forse con le fibre. Allora, vediamo un po' se posso già fare. Ecco, ho messo in fila il rope bridge. Ok. Ora quindi vediamo se riusciamo a costruire questo pezzo di ponte. Così vedremo un attimino quante sezioni serviranno. Penso che ci vorranno un bel po', eh. Penso che ci vorranno un bel po' per andare nella prossima isola. Allora, accendiamo il fuoco. Vediamo, mettiamolo qua. Ecco
Così brucio tutto il ponte. Addirittura con la graticola. Ah, vedi, posso fare le patate bollite o cotte. Allora, ci serve potato. Allora. E ce l'ho. Ah, questo tomato. Ci servono le patate, ragazzi. Sbagliato oggetto. Ah, posso fare queste? No. Che ci dice? Ah, ragazzi, sono un cappellaio matto. No, no, che fuel, qua, ecco, storage. Fuel, ti metto un po' di legnetta. No. Fuel, cioè, serve per forza questo. Il firewood. Firewood, per forza questo. Ok. Perché poi, vedi, ho fame, quindi bisogna che cominci a mangiare qualcosa. Voglio vedere quanta vita mi daranno. Fuel, accendi. Oh, ragazzi, grande. Allora, vediamo un po'. Ora possiamo fare questi. Madonna, 10 secondi. Non è che se ci bruciano, ragazzi, eh? Ok, sono pronte. Lo spengiamo. E abbiamo. Ecco, vedi là. O addirittura. Cioè, normale ci dà 5. Di fame. Cioè, ci nutre di 5. Cotta di 20. Atomica, raga. Ok. Pappata, madonna. Allora, a questo punto, accendiamo e cominciamo a farcene un'altra. 3, dai. Ma sì, ma anche 4. Facciamo un altro firewood. Ok, intanto che si cuociono le mie pannocchie, vediamo se riusciamo a piazzare un pezzo di ponte. Madonna! Cioè, raga, la voglia è camminavo. Madonna mia! Pure queste sono tutte porzioni di ponte. Cioè, mamma mia, roba! Ok, mangiamoci le pannocchie. Porca trota. Ecco qua. E niente, ragazzi. Quindi, qui c'è da lavorare parecchio. La voglia butta giù alberi. Mamma mia. Cioè, ho fatto solo quel pezzettino dell'olio. Naccia. Eccoci qua, ragazzi. Fine del video con Island Paradise. Allora, che vi dico? A me è piaciuto, nel senso molto rilassante, c'è l'essenziale, ragazzi. Cioè, non ci sono tante frivolezze, tante cose particolari. Come avete visto, non c'è un tutorial o qualcosa del genere, però fondamentalmente è abbastanza intuitivo, soprattutto dopo aver provato migliaia di giochi del genere. E nulla. Fondamentalmente il tutorial è la prima parte in cui dobbiamo costruire questo ponte e ci vorrà uno svariato tempo e vedrò se posso avere questo tempo e cercherò di portarvi un secondo video con l'esito del ponte finale, lo attraverseremo insieme e vedremo cosa ci sarà dall'altra parte. Intanto vi auguro una buona serata, vi ringrazio per la visione e vi invito a mettere un piccolo like e vi do un bel saluto. Ciao!